Non mi interessa, ti dico quello che si vive qua e che voi non percepite. E cioè, tu però non percepisci quello che succede fuori. A me non mi interessa, non ascoltami, non mi interessa. Noi stiamo subendo gli attacchi per tutto quello che è successo per Capodanno. Allora, fidati. Ascoltami, quello che succede fuori, guardami, non mi interessa. Pesante. Capisci che non mi interessa? Con Elisabetta non c'è stata una storia, non ci sarebbe mai stata, appunto, mettetelo in testa. Sì, okay, ma noi non abbiamo dato delle preferenze, non abbiamo dato le preferenze, non abbiamo detto... mi sembra di sì. Non però ci piace, assolutamente. Che io reggo, cioè, io infatti trovo... sono qua apposta, allora, sono qui proprio per questo motivo, sono qui proprio per questo motivo, okay, perché ci sono stati dei fraintendimenti. Non è vero che noi abbiamo dato delle preferenze. Ma mamma gli ha detto che non vuole. Non è vero che abbiamo detto che Giulia non piace. Però capisci che l'ho letto io, che qua lo so, per la questo io... sono qui a... Allora, scusate, scusate, Giulio, Giulio, scusa, ma io devo veramente riportare, perché mi dà molto fastidio quello che tu stai dicendo, perché la scusa che i giornalisti si inventino le interviste, poi no, anche ma non sto la casa, dicendo questo, perché sono balle tue. Perché no, io personalmente ti ho visto nei vari programmi televisivi dove ammiccavi facendo capire che tu stavi dalla parte di tua mamma e che comunque ai tuoi non piace Giulia. Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare balle, per piacere. Allora, nessuno ha voluto dire che i giornalisti... Ascolta, posso? Guardami. Ho dovuto difendere mamma. Guardami. Sono molto deluso. Attacco kamikaze. Molto. Tu sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima spaccandomi il culo così. Tu lo sai. Lo so, e lo sappiamo. Tu lo sai, sono deluso. Sono deluso. L'avevo chiesto sono di non fare interviste, che di non andare nei programmi televisivi. Avete fatto tutto il contrario. No, capisci? Però che non, io devi non so come questo, difendermi. Non devi dire questo, capisci, perché questo io l'hai non so detto come a difendermi. Mamma. Questo l'hai detto a mamma. Ascoltami. No, ho capito, io ho detto, ma tu fai parte della famiglia. Ma a te no? Non ho detto? No. Stai facendo. Ma tu capisci che mi metti in difficoltà qua? Ma non voglio che non posso in difficoltà, assolutamente. Su un qualcosa che mi sto vivendo con lei e devo sentirmi dire a Giulia. Preferenze, non preferenze. Ma non la Giulia, vuoi andare alla classroom? Mi fa un favore, chiedi scusa, Giulia. Ma assolutamente sì, casino, raga, mamma mia. Ciao, sì, alla fine quello che poi va nei vari salottini comunque è Giulio, cioè nel senso, se magari prima c'è stata una roba del non riesco a intervista eccetera, che ci ha messo la faccia è lui, poi che dice signorina sono state avvisate le parole, mica ci crede. Mi dispiace per come ti sei sentita, non siamo contro di te, sei bellissima, non so che dirti, perdonami, cioè nel senso, senza saliva, perdonami. Mi dispiace per come ti masso, ma davvero, non voglio mettermi... Chi è che ha urlato falso? La De Blanc. Giulio, ma chi lo urla? Ma perché non dici a Giulia quello che dici davanti alle telecamere e nei vari programmi televisivi? Fammi capire. Non ho mai detto che Giulia... No, non dire balle, perché guarda, lo mando in onda. Non è vero. No, scusa, stai prendendo in giro la gente. Alfonso, ti dico una cosa. Ma non ho detto che Giulia non mi piace. Ho voglia di uscire, ho voglia di andare via. No, perché scusa, Pierpaolo, cosa c'entri tu? Io sto facendo la ramanzina a tuo fratello, perché in fondo io poi capisco, pensa che io arrivo a capire perfino Giulio, perché Giulio naturalmente non sarebbe invitato se non dicesse quello che dice, perché fa comodo, è ovvio, no? Però davanti a voi almeno la sincerità. Oddio, ma ragazzi, è una tragedia qua. Ti prego, guardami, ti prego. Vieni qua, davvero. Abbiamo iniziato col botto questa prima puntata. Mi dispiace. Oh, fallo parlare un attimo. Fuori, non è come lo vivi qui dentro, davvero, stiamo subendo di tutto, Giulia, davvero. Di tutto, mamma, che già io qua, io sono 126 giorni a scuola. Subendo cosa? Ti stanno mandando al patibolo. Cosa sta succedendo fuori? Io una cosa vi ho chiesto, lo vedi da quello che abbiamo dovuto qua. Mettere in mezzo gli avvocati. Ok, metti in mezzo di tutto. Dovevate evitare di mettervi in mezzo nelle mie cose, nelle mie faccende personali. Assolutamente. Se io ho qualcosa da condividere con lei, sono libero di farlo. Non penso di come padre di aver mancato di rispetto a mio figlio che è la mia vita. Se do un bacio a Giulia non succede ma nulla. Assolutamente no. Aspetta, puoi tranquillizzarti, ti imploro. È qua tuo fratello?
Non ci anche se sei arrabbiato, goditi un attimo il momento, non lo vedo. Mamma mia, ragazzi. Per quello sto così. Perché avrei voluto vederti in un'altra veste, non così. Assolutamente sì. È qua per dargli la possibilità di spiegarsi. Ma sono tutte situazioni che Pierpaolo da dentro non può gestire. Cosa sta succedendo fuori? Sta succedendo che comunque non puoi dirlo, dopo ciò non che puoi, è successo, non puoi quello dire, che ti hanno detto che puoi non dire. Non puoi dire tutto. Quando dici ci stanno massacrando. Ci stanno massacrando per quello che mamma ha raccontato, cioè che c'è stato nella videochiamata di Capodanno. E quindi stiamo subendo gli insulti, ma nessuno è andato di contro di te, davvero, Giulia, credi. Ok. Cioè, non abbiamo mai detto una cattiveria o qualcosa. Io ho sempre che giustificato il video e l'intervista, ho fatto del mio meglio per giustificarlo e trovare una spiegazione. Ragazzi, tutta questa roba qua. Se ti chiamano, eviti tutto. Lo fai per me? Te lo faccio per te, basta che ti tranquillizzi. Allora, intanto, scusatemi, voglio dire una cosa a Pierpaolo. Pierpaolo, tu devi stare assolutamente tranquillo perché certamente non sei tu in questo momento a fare, diciamo, una però mi dispiace anche reagire così a mio fratello che non vedo e quattro ci credo, anni. Anche perché tuo fratello, tuo fratello è una persona buona che certamente però deve anche rendersi conto del peso di certe parole. Mi senti, Giulio? Cioè, devi anche tu renderti conto del peso delle tue parole. Ascoltami, devi prenderti, ascoltami, non fare così ora. Prenditi le tue responsabilità, ti sto chiedendo una cosa, evita tutto. Assolutamente evita sì. Tutto. Assolutamente tutto. Sì. Lo fai? Per me? Assolutamente sì, certo. Ok? Oh, questo vogliamo. Fare da qua. Capisci che non posso fare nulla io da qua, lo capisci che non posso fare nulla. E ti capisco, non posso difendermi, non posso fare nulla. Devo sentirmi questo. Solo la mia famiglia che va contro. Se vai contro di lei, vai contro di me. Ma non stiamo andando. Per dirti un parere contro di lei è come se facessi a me. Fai stare male me, capisci? Punto. Stop. Poi quando uscirò ne parleremo. Giulio? Sì? Ti è servito questo incontro? Assolutamente sì. Mi raccomando, eh. Che possiamo fare da qua? Perché io non voglio di certo che non voglio per posto. Ma non piangono tutti. Mi dispiace. Dai, non l'ha fatto in... Alla fine della ragazzi, scusate, ma non ci aspettavo nemmeno noi. Da ridere, ma... E poi così... Prego.